in testa, 1° gennaio 2018. Auguri a tutti. Allora, oggi presento ovviamente piatto di carne, tipicamente di carne, che oggi si mangia carne. E allora abbiamo questo bestiolino di maialino che ci siamo fatti fare, 3 kg, 2008. Vediamo come lo prepariamo. Noi oggi lo vogliamo preparare con le castagne. Abbiamo fatto lessare prima le castagne, non tantissime perché poi andranno al forno, il sugo poi ci servirà, vediamo come. E adesso sigilliamo la nostra carne. Che cosa abbiamo bisogno? Sedano, un arancio, del vino bianco, pepe e ovviamente del sale grosso. Andiamo a fare questa operazione qua. Prima di tutto tagliamo grossolanamente il nostro sedano. Così. Ok, prendiamo e lo mettiamo nella nostra padella. Così. Poi prendiamo lo spicchio d'aglio, crunch, quello più piccolo, e lo mettiamo dentro. Prendiamo dell'olio extravergine d'oliva. Mettiamo così. Accendiamo sotto a fuoco. E poi, mentre inizia a riscaldarsi l'olio, pratica solida. Prendiamo sale, doppio. Lo spargiamo sulla carne, massaggiando dolcemente, molto dolcemente, in ogni parte, vediamo così, massaggiatele, e poi dicono che noi trattiamo male gli animali, non è vero, questo lo coccoliamo sempre, così, e poi ci mettiamo il pepe. Andrebbe quello macinato, ma mia mamma a casa non ce l'ha, quindi accontentiamoci. Giriamolo ancora così, pizzico di pepe ancora, ma si va meglio abbondare, dice Totò. Un po' di sale così, ecco. Ok, adesso comincia la sigillatura. Tutte le parti in padella devono andare così, piano piano, a fare la crosticina in ogni parte. Durante la sigillatura, non sopra, di lato, a sfumare del vino bianco. Ok, mia mamma non ha le pinze, quindi che facciamo? Giriamo piano piano questo così. Ok, vediamoci pure questi decorazioni floreali e sigilliamo anche l'altra parte. Questo lo dobbiamo fare per ogni lato, anche questo e questo. Allora, questa poi è il risultato della sigillatura. Adesso ci prepariamo per metterlo al calduccio. Filo di olio, ecco, questa vergine, vediamo un po', cerchiamo di prendere questa bestia in qualche modo, prendiamola e mettiamola qua. Ecco qua, ci siamo riusciti. Tu è qua che non ci serve. Poi, che cosa ci mettiamo? Ovviamente abbiamo detto che lo facciamo con le castagne. Ovviamente ci vogliono le castagne. Eccole qua. Si prendono le castagne, si mettono qui. Ovviamente così sono troppo grandi. Allora noi prendiamo il nostro super coltello e le tagliamo. Vedete, sono ancora abbastanza dure e le spargiamo qui, e questo lo fate per tutti. Ok, ovviamente le castagne andavano prima private della loro pellicina attorno, beccata già una bella partaccia. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo un aglio, uno spicchio d'aglio in camicia, lo dividiamo in due così, una parte di qua e una parte di là. Prendiamo rosmarino qua, qua e qua. Poi prendiamo un arancio, lo dividiamo in due, guardate che coltello meraviglioso, e facciamo questa cosa qua. Un po' lo spremiamo sopra, non del tutto, e poi lo mettiamo negli altri due angoli dove non abbiamo messo l'aglio, e ovviamente poi gli andiamo a mettere il contenuto delle nostre castagne che sono state lessate, che dovrà cuocere in questo sugo qua. Guardate questo qui. Questo ovviamente pesa 2,8 kg, lui ovviamente ha una sua personalità,
pesa 2,8 kg e naturalmente dovrà stare almeno un paio d'ore sotto al forno. Forno acceso sopra e sotto, 200 gradi, ce l'abbiamo già caldo, ci vediamo fra 2 ore. E questo è il risultato. Adesso andiamo a vedere a tagliare e vediamo che cosa siamo stati bravi a fare. Ok, allora, prima di tutto tagliamoci il nostro spago, se no ci mangiamo pure quello e non va bene. Allora, tagliamo? Mazza il profumo. Allora, sempre con il nostro coltello super speciale. Wow, mi piace, cottura splendida. Un'altra fettina. Questo facciamo così. Qua. Questo qua. Questo qua. Perfetto. Poi cosa facciamo? Raccogliamo quelle che sono le nostre castagne e lo mettiamo qui. Sugo un po' casereccio, io penso che ne vale la pena. Io questo lo metto qua vicino, ci mettiamo l'addobbo floreale così e così. Signore e signori, arrosto con castagne è tutto vostro. Auguri per un nuovo 2018.